Avete presente quando uno vi dice seguite il canale Telegram delle offerte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Presi a 140 euro. Ma adesso vi faccio vedere come non si costruisce una test bench. Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ah, il link del canale Telegram lo trovate in descrizione sul sito saddi.tech. Allora, cosa facciamo oggi? Oggi facciamo un attacco. No, ma a mia parte, oggi facciamo la prima parte della mia test bench. Come sapete, io ho l'Ali V3000 Plus, dove è possibile mettere due PC e praticamente, insomma, uno è il PC principale e l'altro è il PC bench. Oggi metteremo insieme praticamente la parte scheda madre, processore RAM, e se sentite battere non ci posso fare niente, voi lo sentirete per 10 minuti, io sono 2 ore che lo sento, quindi stateci. Mi raccomando ragazzi, lasciate like se volete vedermi fare altre cose con questo case, perché ci possono fare anche tante altre cose, però mi dovete lasciare un like e scrivere nei commenti cosa volete vedermi fare con questo case. Ma adesso partiamo un attimo da cosa abbiamo qui. Parte importante: ogni test bench che si rispetti deve avere un processore che sia degno di lei, o comunque almeno l'ultima piattaforma disponibile e soprattutto aggiornabile. Quindi la test bench non può che essere ovviamente su piattaforma AM5, e abbiamo come CPU il nostro fidatissimo 7950X, che è qui con già la pasta termica, diciamo, applicata. La devo un attimo rinfrescare, ma è questa qui. Ma la regina della configurazione è sicuramente questa, la ROG Strix X670EI Gaming Wi-Fi. Voi non potete capire quanto ho voluto questa scheda madre e quanto l'ho cercata, e finalmente ce l'ho e sono veramente stracontento, che tra l'altro, è uno spettacolo. Allora, la scheda madre è veramente minuscola, che per quello che dobbiamo fare va benissimo, era quello che volevo. L'intero comparto di dissipazione è allucinante a livello, praticamente, per quanto riguarda l'alimentazione del processore, è tra il top che si può avere. Questo qui, tra l'altro, è addirittura, vedete, il dissipatore del M2, che è dissipato sia sopra che sotto. E poi ovviamente c'è il PCI Express dove vanno le schede video, eccetera. Ovviamente abbiamo il top 2 slot che copriremo con queste Fury da 7200, anche se non andranno mai a 7200, perché sapete che su nessuna piattaforma AM5 vanno a 7200. Quindi qui non dovremmo avere problemi però a far andare a 6400, 4, che già quello è super. La scheda madre ovviamente, oltre ad essere molto bella, c'è una serie di feature super interessanti, e soprattutto per quanto riguarda una test bench, la test bench deve essere stabile. È una scheda madre che vi dà una stabilità diversa, anche perché non è una scheda madre di quelle che costa 200 euro, anzi questa qui siamo sulle 400 euro. Ma rendetevi conto che le X670, per quanto riguarda la M5, sono difficilissime da fare, perché non so se vi riuscite a rendere conto quanto sono spesse queste schede madri. E rendetevi conto quindi, cioè, fare un X670 piccolina, ITX, che ha bisogno di dissipare tutto quanto tramite le piste. Se hai tanto spazio riesci a farlo, se hai uno spazio veramente minuscolo diventa complicato. Quindi questa qui, diciamo, è una delle poche schede madri che riesce bene nel compito. Andiamo quindi subito a montare il processore. Però io perché mi devo ammazzare quando posso fare così? Oh no. Questa parte penso l'avete vista ormai 1000 volte. Me che inserisco processori e che cerco di non piegare i piedini. Op! Ah no, non è saltato. Ah, vabbè, era più divertente se saltava. Riapplicavo un po' di pasta termica, che essendo la stessa non mi devo neanche preoccupare di andare a togliere. E direi che può bastare. Inseriamo le RAM. E l'M2. Che c'è questo design a torre degli M2 che è fantastico. Noi utilizzeremo questo M2 ad ADA da 2 terabyte, che era tra l'altro quello che usavo prima. Tac.
Come sapete, poi io utilizzo Linux, però molti di voi utilizzano Windows e devono anche pagare la chiave. A sto punto la chiave paghiamola poco con Kispan. Infatti, grazie a una nuova promozione che troverete in descrizione, vi basta premere sul link acquistare, avete già lo sconto attivato nel momento in cui premete sul link, aggiungete al carrello, comprate, aspettate qualche minuto e vi arriva la chiave per email. La mettete su Windows ed è fatto, cioè avete Windows attivato e l'avete pagato pure poco. Soluzione di dissipazione, abbiamo il nuovo Endorphy Navis F240. In realtà qualcuno di voi si ricorderà che ne ho provato un altro molto molto simile. Ho scelto un 240 perché sul 7950X dovrei comunque andare bene. Questo qui tra l'altro è uno di quei dissipatori di cui conosco già le performance anche senza testarlo, perché vi ho detto ho provato qualcosa di molto molto simile, qualcuno di voi se lo ricorda, e so già che andrà benissimo. Tra l'altro è molto molto carino e all'interno del case secondo me farà la sua figura. Feature tra l'altro sta interessante di Endorphy, vi arriva praticamente quasi tutto montato ed è una cosa wow, soprattutto per chi è neofita, perché magari si sbaglia con le viti eccetera. Qui praticamente c'ha già le ventole e il bracket montato, dovete fare veramente pochissimo lavoro. Adesso io non voglio commettere una strage, ma se me lo chiedono lo farò. Allora, per il sistema AMD non dovete neanche utilizzare la placchetta quella che vi dà in dotazione, che è per i sistemi Intel, ma direttamente utilizzare quella che trovate già sulla scheda madre, ovviamente sulla nostra Asus. Cioè. A questo punto inseriamo le molle, che tutte le volte che dico la parola molle mi viene in mente Malesani. Mollo, ma che mollo? Ma che cosa dite? Mollo che? E teoricamente poi l'ultima cosa che manca sono i coperchi, che sono questi. La vite non la troveremo mai più. 1, 2, 3 e 4. A questo punto scelgo l'orientamento. Siccome questo va di così, probabilmente lo metterò così. Non è eccezionale come metodologia, ma non è che ce ne ho molti altri per mettere questa cosa là dentro, anche perché altrimenti non ci andrà mai così. No, c'entra manco per sbaglio. Però così può andare. Andrà così e andrà bene. Tanto faremo subito un test di temperature per vedere se va tutto bene. A posto. Andiamo quindi a disimpicciare questo. Ok, e sappiamo già benissimo che questo è l'RGB header, che va connesso all'RGB header. Lo faremo dopo e questo anche lo faremo dopo. E ovviamente manca un'altra parte fondamentale, perché questo che è finito manca la parte dell'alimentatore. Come alimentatore ho scelto questo SFF di EVGA, il 750GM. E praticamente voi direte perché soltanto un 750? Perché avere un SFF di potenza più alta è complicato e costoso, e teoricamente dovrei riuscire a farcela tutto, perché ho praticamente una room di circa 500 watt di scheda video. Se una scheda video dovesse consumare più di 500 watt, il problema sarebbe altrove. La scheda video ha fatto saltare l'UPS. Non ci voglio credere. Perché l'ultima volta che una scheda video mi ha consumato più di 500 watt non è stato l'alimentatore il problema. Altra cosa importante sarà cercare di mantenere i cavi al minimo. Allora ragazzi, ci abbiamo messo un pochettino di tempo, però voglio farvi vedere un pochettino di cose fighe che siamo riusciti a fare con questa idea, perché secondo me certe sono veramente trovate geniali. Allora, la prima è quella di posizionare il radiatore qui. Praticamente vedete qui dietro c'è un pannello che poi ho coperto praticamente qua sopra con queste luci, in modo che non si veda. E praticamente qui dietro qui è aperto, vedete infatti anche qua continua il buco eccetera. Di conseguenza non so se si poteva mettere così, forse lo metto anche un pochettino più dritto. Però diciamo questa qua è la soluzione, e allora mi sono detto subito: probabilmente a livello di temperature avremo uno schifo. Ho fatto un estui su Fedora e sì, allora diciamo che qua sotto rimane sempre un 7950X, il che vuol dire che a livello di temperature sappiamo che funzionano i Ryzen 7000, a 95 gradi vado finché posso, mantiene la frequenza. Quindi il 240 già era in questa posizione, su uno stress test di 10-15 minuti,
è andato bene, per il resto io non toccherei. Probabilmente in una posizione migliore, con un dissipatore più grande, magari un 360, avrei temperature migliori, ma diciamo che se riesce a reggere un 7950X non vedo perché debba avere problemi con altro, quindi da questo punto di vista sono molto soddisfatto. Sono molto soddisfatto tra l'altro dell'Endorphi F240 perché praticamente sostituire la CPU è abbastanza semplice, mi basta semplicemente togliere queste quattro viti. Ed è fatto perché, al contrario di altri dissipatori che hanno il retention bracket praticamente attaccato diretto sulla piastra, l'Endorphi invece praticamente ce l'ha sul water block. Di conseguenza io tolgo il water block, cambio CPU, rimetto il water block e ho fatto un'operazione di circa 3 minuti ogni volta. Ottimo come test bench. La cosa più figa però rimane l'Asus Strix. Allora, praticamente qui c'è spazio per 2 M2 ed è una cosa assurda perché vuol dire che finalmente non devo più splittare un solo SSD per due sistemi operativi, posso avere due SSD per i due sistemi operativi, non li metterò in RAID. Altra cosa super figa è praticamente questa piattina che vi dà accesso ad alcune funzionalità, come per esempio, non lo so, il reset del BIOS, proprio nel senso che riflesciamo da capo, oppure anche il volume, e c'ha anche delle porte qui dove si possono collegare altre cose. Teoricamente non va qui, ok? Però diciamo che nel mio caso qui è il posto giusto dove andare ad inserire. Cosa manca ancora al momento? Manca il riser che ho dimenticato a casa vecchia, che praticamente dovrebbe andare giù e qui dovrebbe essere posizionata poi la scheda video. Andrebbe un pochettino riempito, ma io devo prenderne più di queste luci per collegarle, per finire tutta sta parete, che se no viene ancora figo. La cosa più figa però è il modo con cui l'ho collegato al PC principale. Praticamente è tutto qua dietro. Allora vabbè, c'è la connessione Ethernet, poi c'è la connessione wireless, perché su questa scrivania, che adesso è un macello, ma non vi preoccupate, vi verrà tutto a posto nel video dello studio che uscirà a breve, c'è anche questa tastiera wireless con questo mouse wireless, che praticamente ho comprato una serie di piccoli dongle che adesso neanche li trovo più, ne ho presi tipo parecchi, ok? E questo qui praticamente mi permette di poter controllare, semplicemente di cambio tastiera, questo qui è wireless, tac, prendo la lancio quando ho fatto. Questo è utile e poi soprattutto la cosa più interessante, ahia, è che al momento dall'integrale del Ryzen, vedete, esce un cavo HDMI che si collega nella scheda d'acquisizione del PC principale, che praticamente è quello sempre acceso. Di conseguenza, per poterlo controllare non mi serve avere un altro monitor, mi basta semplicemente aprire OBS e vedete che praticamente qui è già presente l'altro PC, vede, muovo il mouse, faccio le cose, eccetera. Così diciamo si vede piccolo tra virgolette, ma io posso sempre fare tasto destro proiettore full screen e praticamente ce l'ho a schermo intero, e quindi praticamente posso utilizzare questo PC come se fosse il PC principale mentre sto facendo, non so, altre operazioni. Tutte le idee che ho avuto al momento mi sembrano molto ottimizzate per il workflow che dobbiamo andare a fare e sono veramente felice di poter utilizzare questo sistema così. E alla fine sì, credo che, visto lo spazio poco, la situazione è migliore, anche se come vedete lì comunque una test bench me l'ero portata. Ora vediamo che farci, è capace pure che la riporta da Guino se le cose vanno bene così. Per il resto ragazzi, credo che questa qui sia una soluzione fantastica e tra l'altro, cioè, inizia esteticamente ad avere il suo fascino, va giusto migliorato un pochettino il cable management, ma vedrete tutto nel video dello studio, non vi preoccupate. Per il resto ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere voi cosa ne pensate, commentate, condividete e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!